riplive.it. The next step. Buonasera, direi che possiamo iniziare. Vi do il benvenuto a questa serata che, come vedete, si sta facendo mano a mano. Come tutte le cose che riguardano il lavoro, ci si mischia le mani, ci si rimane sempre un po' in movimento. Inizio portandovi i saluti del nostro sindaco Roberto Colombo, che non può essere qui per un motivo personale. E parliamo di questa festa dei lavoratori dedicata al 1° maggio, ed è una festa che noi come amministrazione intendiamo onorare parlando di lavoro, il lavoro nei suoi molteplici aspetti e il lavoro che si realizza anche questa sera attraverso il contributo di ciascuno di noi. Inizieremo partendo dall'inaugurazione di questa mostra, il cui titolo è Il lavoro di fili, intrecci e ricordi. Noi questa sera abbiamo qui il signor Giovanni Battista Pinciroli, che ringraziamo lui e la sua famiglia che sono venuti qui questa sera. Ci rendiamo anche conto che non è stato facile e apprezziamo a maggior ragione questo sforzo. E allora siamo davvero contenti che siano qui e che queste opere, che generalmente trovano la collocazione nella palestra della Casa di Riposo San Remigio, hanno qui una collocazione diversa che dà il loro giusto valore. Anzi, speriamo che possano avere anche sia l'inizio per una continua serie di riconoscimenti. Io voglio anche ringraziare questa sera, perché li vedo presente tra di noi, il presidente, il dottor Midolo, la vicepresidente della RSA San Remigio, la signora Gigliola Colombo e tutto lo staff. Permettetemi anche questo sentito e caloroso ringraziamento ad una persona che in questo momento non può essere qui con noi perché aveva un impegno organizzato da tempo che la porta fuori per qualche giorno, e si tratta della dottoressa Cristina Gambarotto, che è fisioterapista e in RSA, e con questa sua terapia occupazionale riesce ad essere di giovamento non solo al corpo ma anche allo spirito di queste persone che risiedono in casa di riposo, e tra lei e tutto il resto dello staff si è creata questa empatia, questa situazione di attenzione e valorizzazione che permette poi anche la creazione di questi pezzi d'arte, perché sono dei pezzi d'arte. Io volevo anche ringraziare, perdonatemi, sono molto lunga in questa fase, però ritengo fondamentale ringraziare altre due persone senza le quali questa mostra non sarebbe stata possibile, e sono Daniela Barni e Primo Guanzieroli, di cui abbiamo apprezzato sia la mano, perché ci hanno aiutato fattivamente, che il gusto, perché il loro gusto è, sappiamo tutti, che è incomparabile. Allora, io volevo dire due parole a questo punto sull'artista Giovanni Battista Pinciroli, che è qui con noi e che nasce e vive a Busto Garolfo. È un signore del suo tempo e del nostro tempo, e vi dirò anche perché. Perché lui ha frequentato l'Istituto Tecnico Bernocchi, specializzandosi in tessitura. Un ramo tessile che per noi, per questa realtà, è davvero importante. Noi abbiamo avuto queste realtà industriali come la Cantoni, come il Visconti, la manifattura Visconti, come la Palazzini, di cui noi oggi occupiamo un pezzo nell'area ristrutturata, e poi questa è la famosa catarabbia della Palazzini. E come artigiano tessile, Giovanni continua questa attività artigianale del padre fino agli anni Ottanta. Mi corregga, se dico qualcosa che non va bene, lei è autorizzato a intervenire.
ok? D'accordo. Allora, fino agli anni Ottanta continua l'attività artigianale del padre e poi invece inizia a lavorare nella manifattura Marcora, prima in qualità di capomacchina e poi di istruttore. Lì rimane fino al 1995. Purtroppo nel 98 ho avuto una grave disabilità che lo ha costretto su questa sedia a rotelle e dal 2013 è ospite della residenza San Remigio a Busto Garolfo. Noi questa sera possiamo vedere queste sue opere che sono il frutto del suo lavoro di ogni giorno. Sono degli arazzi il cui valore è ancora più prezioso perché il signor Pinciroli utilizza il liccio di cui potete vedere, lui ne utilizza uno più piccolo, un esempio è quello, un liccio con una mano sola e usando le navette più piccole per intrecciare ad uno i fili. Quindi un lavoro estremamente difficile e importante e questi fili sono degli intrecci di ricordi perché lui lavora con delle fotografie che poi riproduce sia le fotografie mischiate a questi ricordi di gioventù e anche qualcosa d'altro e quindi sono questi arazzi sono intrecci di fili, di ricordi, di esperienze, di momenti di vita vissuti che in questi arazzi vengono rivisitati, rivisti e acquistano un nuovo valore. Ecco, io adesso chiederei a Giovanni se vuole dire due parole. So che è una persona modesta. Non deve dire così perché io vado avanti. Le ore non so se conviene. Ecco, allora se lei è così generoso da lasciare la parola a noi donne, io passerei la parola a Daniela Barni dell'Associazione Armonia del Ricamo, che è un'altra associazione di quelle preziose che ci allietano e ci abbelliscono la vita. Prego Daniela. RipLive.it. The next step.